E benvenuti signori nel terzo episodio di Cosa vuol dire abitare in Culonia. Oggi episodio bello intenso perché dobbiamo fare un po' di cosette, ma prima andiamo a fare benzina. No, non siamo tornati indietro nel tempo, ho rimesso gli specchietti di prima, sì, questi qua erano quelli, sono bruttissimi, sono d'accordo con voi, però, cioè, almeno ci vedo, quelli di prima erano troppo piccoli, sì, molto minimal, molto aesthetic, però, cioè, ok, la sicurezza prima di tutto, safety first. E poi comunque non ho intenzione di spendere altri soldi su questa moto, cioè molti mi dicono sempre cambia io lo scarico, metti la Krapovic. Tanto devo venderla prima di settembre, quindi è inutile che gli faccio miglioramenti, cioè va bene così, mi tengo anche gli specchietti bruttissimi, tanto ormai. Cioè ma veramente deve passare il treno ora, il treno, la littorina, voi non sapete manco che è la littorina. Allora, sono indeciso se fare la superstrada oppure inizialmente magari ce la facciamo un po' più con calma. Vabbè, direi di andare. Sì, ora ce la facciamo un po' più con calma. Magari vi racconto le tappe del video di oggi. Comunque, il primo che becca un 33 in questo video vince. Non lo so. Oddio, non ci credo. La targa aveva un 33. No, la targa, quella targa aveva un 33. Non sto scherzando. No, c'era un 33 in quella targa. Ragazzi, ma comunque vedete che cioè, è inquietantissimo. Ma l'avete visto? Comunque, la prima tappa del video di oggi è Apple Store Centro Sicilia. Sì, praticamente devo fare il reso del MacBook Air. Però fermi, posso spiegare. In realtà l'intenzione è quella di tenere il MacBook Air. Però se vi ricordate, nello scorso video vi avevo detto che questo MacBook Air l'avevo preso proprio per, diciamo, emergenza, perché mi serviva a Roma. E quindi sono andato a prendere all'Apple Store, l'ho pagato prezzo pieno, 1.159 euro, che per quanto buono sia, onestamente, cioè, c'è di meglio, posso prenderlo su Amazon. Oppure ho scoperto, praticamente io adesso ho aperto partita IVA, no? Sono a regola, signori. Ho aperto partita IVA e con la partita IVA l'IVA non la paghi, cioè almeno così è da Apple. Praticamente ho scoperto che c'è un Apple Store Business, una sezione dell'Apple Store, dove che se inserisci il tuo numero di partita IVA puoi pagare prodotti Apple senza il 22% dell'IVA. Quindi ad esempio un MacBook Air anziché 1159 lo pago 900 e qualcosa, cioè insomma conviene addirittura meglio di prenderlo da Amazon. Quindi onesto, i prossimi acquisti li faccio tutti da lì. Ho detto ok, di questo MacBook Air ci faccio il reso, magari lo riprendo attraverso questo magheggio qui da 512 giga, insomma non nella versione base, cioè insomma conviene. Quindi mi sono detto ok, di questo MacBook Air ci facciamo il reso. Tra l'altro io non sapevo si potesse fare il reso in Apple Store, cioè praticamente porti il prodotto in Apple Store e loro ti fanno il reso lì, in 3-5 giorni lavorativi hai il rimborso. Quindi onesto, andiamo in Apple Store, mi sono detto, così diamo un pretesto a questa giornata. Cioè qui praticamente se hai una moto puoi camminare solo, ecco, al centro, perché qui fa cagare pure. Ma comunque no, non vi ho spiegato la seconda tappa invece. Una volta andati al centro Sicilia, quindi dall'Apple Store, andiamo a Catania, signori. Ora dovete sapere che per noi abitanti della Culonia andare a Catania è un po' un tabù, nel senso che è un traffico soprattutto alla circonvallazione assurdo, però noi abbiamo voglia di fare esperienze e quindi ci andiamo. Forse non so manco se ci potrei andare, perché allora molti di voi mi avete detto che in autostrada si può andare col 125 se hai 18 anni. Ora io onesto sta cosa, ragazzi, non l'ho verificata. Se qualcuno ha delle fonti attendibili mi può dire se io posso andare in autostrada che ho 18 anni e il 125, ecco, sarebbe molto apprezzato. Che cazzo devo andare? Ho sbagliato strada? Sono un coglione. Molto borderline questa inversione di marcia. Tra l'altro adesso con questi specchietti finalmente vedo cosa c'è dietro. Quindi dicevo, se qualcuno ha come verificare questa fonte me lo dite. Comunque ora qua siamo. Vedi che bello avere gli specchietti, è una figata. Ho più un 33. Limite di velocità 33. No, scherzo. Scherzo. Sorpasso tattico. Sorpasso tattico incredibile. Io vedo spazi che Verstappen non vede. Ah, guarda qua come è asfaltata carina però, Morso. Ora non sbagliamo svincolo perché mi cazzo. E la prima è fatta, ci siamo. Siamo usciti dall'autostrada e siamo al centro Sicilia. Sono onesto, ma un piccione. E rieccoci. Oggi l'Etna non si vede. Uno
di voi mi ha beccato mentre facevo un reso, mi ha chiesto la foto. Non c'è momento migliore di chiedere una foto a Dario Torreso se non quando fa un reso. Comunque semplicemente ti scannerizzano la ricevuta e si prendono il Mac. Perfetto, un altro pro di avere un Apple Store nelle vicinanze. Molto molto figo, almeno non rischio che mi rubino il pacco. Vabbè, ora prossima tappa a Catania. Il rischio di sbagliare strada è altissimo. Ma che figo il rumore! Ho fatto questo accrocchio per capire la direzione più o meno. Vabbè, lo so già come andrà a finire. Cazzo, non avevo visto il dosso. Diciamo che la probabilità di fare cazzate è altissima. Però fidatevi, ne varrà la pena, perché una volta a Catania mangiamo in un posticino carino. Poi vedrete. Ok, fino a un certo punto la so la strada. Ora dovremmo ritornare in tangenziale e si va da qui. Ok, questo lo sappiamo. Onesto, onesto. Non ci credo. Guardate lì i chilometri. Non so se si vedono. 33.4. Mo qua è complesso, mo qui bisogna ragionare. No, non bisogna ragionare un cazzo, lì guarda, c'è scritto tanto Catania circonvallazione. E quindi si va. Ecco, ora da qui in poi, diciamo che fino a qui lo sapevo, da qui in poi è tutto un po' un bordello. No, mi devo fermare un attimo. Porca, dove cazzo mi fermo? Si è bloccato l'Apple Watch, nel senso ho messo la scrivata sbagliata. Sono un coglione. E qui non lo so, si va a caso finché non mi posso fermare. No, sono un coglione. Ok, mi devo fermare. Dove cazzo mi fermo? Sì, vabbè, ma è ennesima questo. Ah, giusto sono, giusto. Mamma mia, come al solito. Allora ragazzi, quando non sapete che strada prendere, andate a caso e sarà sempre giusta. Cioè, mi potevo fermare qua, porca tro... 200 metri, no. Alla rotonda, la seconda uscita. Sì, vabbè. Nel traffico delle grandi città come si destreggia. GG. Ma che slalom, che slalom, signori, signori. E poi prendo uno specchietto. Mezza due, mezza tre. Non lo ferma nessuno, incredibile. Nel traffico della grande città vede spazi che Verstappen non vede. Tra l'altro, che numero aveva Verstappen l'anno scorso? Il 33. Guardalo lui, imperterrito. Li passa tutti. Incredibile. Cioè, io non sto seguendo il navigatore, sto andando a logica che qui c'è centro. E ho fatto bene, non ci credo. Questo è intuito, intuito, signore. No, no, ho sbagiato. No, cosa? Arrivederci Catania, io dovevo entrare a... No, sono un coglione. Dove cazzo sono? No, dai, stavo facendo tutto giusto, no. Ma che sta a fare? Catania, che cazzo c'è scritto? Canaliccio. No, frate, ma dove cazzo sono? Vabbè, andiamo, qua c'è l'uscita, Catania Canaliccio, sempre meglio di andare a Palermo. Dai, ma sono proprio un coglione. Dai, Canaliccio, oggi scopriamo nuove zone di Catania. Vabbè, mettiamo, per favore, usciamo qui dall'autostrada, perché siamo in autostrada? Mi pare di sì. Mi devo fermare ora, cazzo, ora. Guarda dove siamo. Dove cazzo siamo? Ci siamo dall'altra parte di Catania. Io ero qui prima, ma come cazzo ci sono arrivato? Dai, vediamo se ce la facciamo o sbagliamo di nuovo strada. Poi di nuovo devo tornarci a casa, ci sarà ancora più difficile. Ma devo andare di là. Veramente l'ho azzeccata? Sì! Sì che è giusto! Grande! Paesano nella grande città. Comunque sono arrivato, è questa. Dopo un miliardo di giri, siamo arrivati finalmente, non ci sto credendo. Ecco, siamo arrivati. Ah,
Allora, quando siamo andati a Catania a farci benedire dal prete, Michael mi ha portato in un posto zozzissimo dove fanno delle cose zozzissime col pistacchio. Praticamente l'episodio di oggi è molto dedicato a questa cosa del andare a Catania. A Catania devi provare il cannolo. Ecco, qui secondo me lo provi nella sua variante più zozza. Siccome è mattina e neanche troppo tardi, ho deciso di optare per qualcosa di più leggero. Madonna, che schifo che è. Che schifo, non è uno schifo, in questo caso è un aggettivo positivo. Madonna. È troppo buono. Secondo me però arrivo qua e mi nauseo. Perché il problema del pistacchio è questo: dai tre morsi è buonissimo, poi dopo un po' ti comincia a nauseare. Cioè, pistacchio, il ripieno del cannolo. Il cannolo è glassato sopra il pistacchio, polvere di... cioè veramente, l'apoteosi del pistacchio. Se lo finisco, voglio un primato. Io poi ho detto dopo un po'... nausea, che schifo. Oh, però è buonissimo. Cioè, cazzo, io verrei a Catania solo per il cannolo. Ultimo boccone. Sono a posto per tutta la giornata. Dai. Direi un terzo episodio di cosa vuol dire abitare in colonia molto intenso. Cercherò di farne il più possibile da qui a settembre, dato che poi non ci saranno più. Perché vi ricordo, mi trasferirò a Milano. Comunque... basta, per questo video è tutto. Che schifo.